Acquedotto Pugliese ha accolto la delegazione Legambiente di Leverano all'interno del fito depuratore di Melendugno il 6 febbraio in occasione della giornata dedicata alle zone umide. E a valore di questa giornata è ricordare quello che è avvenuto nel 1971, il 2 febbraio, a Ramsar, quello di valorizzare, di custodire e tutelare le zone umide, che sono dei bacini ricchi di biodiversità, ma anche di mitigazione ai cambiamenti climatici. L'esempio con l'acquedotto pugliese di questa realtà è molto importante perché ha dato vita, grazie al sistema di fitodepurazione, a una nuova zona umida. Abbiamo scelto di venire qui a Melendugno per visitare una zona umida un po' particolare, ovvero una zona umida artificiale, ma anche per noi riveste un'importanza fondamentale, l'importante valenza di risolvere in qualche modo la depurazione delle acque, ma riqualificarle, riutilizzarle dall'altra, è un'occasione per tutelare il territorio. Gli effetti positivi del riutilizzo sono diversi, cioè la riqualificazione dell'ambiente, come nel caso di Melendugno, con la realizzazione di una zona umida in un terreno, in un territorio arido. L'altezza di ogni vassoio di acqua è compresa tra i 70 e i 90 centimetri, questo per facilitare l'immissione all'interno dello specchio d'acqua dei raggi solari che permettono alcune reazioni di tipo aerobico che consentono la depurazione delle acque che ancora contengono alcuni nutrienti.